Oggi iniziamo a fare un percorso sui tarocchi. È un percorso un po' particolare, come avrete letto dal titolo che abbiamo dato a questo seminario, no? I tarocchi e gli archetipi di Jung. L'idea è quella di utilizzare il tarocco non tanto come una storia che racconta di esoterismo, ma come un libro che contiene i nostri modelli. Inizierò a parlarvi dei tarocchi con un altro archetipo, con l'idea che la vita sia un viaggio, e su questo credo che siamo tutti d'accordo, cioè la vita è un viaggio. È un viaggio a cui a volte diamo poca importanza e sono quei momenti in cui ci sentiamo vuoti. E oserei dire che è un viaggio di tipo eroico. Perché eroico? Cosa vuol dire eroicità, secondo me? A mio giudizio l'eroicità è la capacità di trovare ognuno la propria verità e vivere questa verità, agirla nella vita secondo il proprio modello interiore, no? In questo senso siamo tutti eroi. I tarocchi non sono nient'altro che degli aiuti, no? Non sono gli unici. Quando Jung parla di inconscio collettivo, apre un mondo che poi sarà analizzato, sviluppato dalla psicologia junghiana successiva, dai modelli archetipali successivi, da Pearson, da Hillman, insomma. Ci sono tanti psicanalisti che hanno studiato come i modelli influenzano la nostra vita. Diciamo che i tarocchi sono dei modelli antichi perché nascono nel 1400, nelle corti del 1400 e arrivano fino ad oggi rappresentando questi modelli dell'inconscio collettivo in maniera popolare, ma in maniera estremamente puntuale. Un archetipo è quindi un aiuto, una sorta di racconto, che noi viviamo e integriamo e che mettiamo in atto durante la nostra vita, no? Li attiviamo, no? E tutte le volte che ne attiviamo uno ne facciamo esperienza. Diciamo che ci sono archetipi che valgono per tutti e questi archetipi sono sicuramente contenuti nei 22 arcani maggiori dei tarocchi. Ecco allora che i tarocchi diventano quindi uno strumento non tanto per predire il futuro, ma quanto in qualche modo per leggere il destino, cioè puntualmente possono ricordarci determinate cose di noi. Quando noi viviamo un modello, interpretiamo un modello, lo integriamo, vi dicevo, e lascia dentro di noi un'impronta. Ma quando non lo viviamo, a volte abbiamo dei buchi di esperienza. Quindi i tarocchi possono servire anche a guardare quell'archetipo e riuscire a viverlo in maniera più strutturale per la nostra vita.